Parla francese, la sesta edizione del Challenger Andria e Castel del Monte, il torneo internazionale ATP dotato di un montepremi di 43.000 euro che si è concluso domenica scorsa sul veloce indoor del Palasport di Corso Germania e che ha regalato per una settimana un tennis di alta qualità. Ad imporsi in una finale giocata davanti a più di 1.500 spettatori è stato il ventenne transalpino Hugo Humbert, la testa di serie numero 1 del tabellone di singolare, ha battuto nell'atto conclusivo in 2-7, 6-4, 7-6 il 22enne azzurro Filippo Baldi. Una finale molto bella, giovane, fresca, ricca di emozione. Un solo game ha cambiato la storia di questa finale, che ha permesso di chiudere il primo set in vantaggio appunto a Humbert, e poi Filippo Baldi ha giocato benissimo il secondo fino al tie break, dove un break ha permesso nel gioco finale appunto di portare a casa questo secondo torneo Challenger in Italia per il francese. Grazie al successo di Andria, Humbert ha migliorato la sua classifica e ieri è salito sino all'83esima posizione. Best ranking ATP anche per Baldi, ora numero 172 al mondo. Sono passato in un anno dai tornei ITF fino adesso che sono tra i primi 100, e quindi davvero qualcosa a cui non posso ancora credere. È il mio terzo torneo Challenger che vinco, ma il secondo in Italia. Ho vinto già Ortisei, quindi vuol dire che l'Italia mi porta fortuna. È stato un buon torneo, ho giocato fin dalla prima partita abbastanza bene, poi sono andato in crescendo. Oggi purtroppo lui ha giocato meglio, però ci può stare, è un ottimo giocatore, ha meritato. Ha servito molto bene, devo essere sincero, mi ha dato pochissime chance e quelle pochissime ne è uscito molto bene col servizio. Bilancio finale ok per il Challenger di Andria, che ha potuto contare sulla presenza di stranieri di livello come gli ucraini Marchenko e Stachowski e di alcuni dei migliori italiani, dal veterano Lorenzi, che al primo turno ha eliminato il bicelese Andrea Pellegrino, al giovane Sonego. Torneo di livello decisamente alto dal punto di vista tecnico, i migliori sono andati avanti a conferma della voglia di portare a casa il risultato, e ci auguriamo che la prossima stagione possa essere altrettanto. Nel tabellone di doppio infine il successo è andato ai polacchi Drzewiecki e Walkow.